Questi guanti, mica te l'ho detto una volta sola di lasciarli in cucina. Ma già, è proprio con quelli che speri di sedurre il tuo lattaio. Non mentire, è inutile. Appendili sull'acquaio. Quando lo capirai che questa camera non deve essere insozzata, tutto è sputo, tutto quello che viene di cucina. Basta, spicciatevi, siete pronta? Sono pronta e ne ho fin qui del soggetto di nausea. Io vi odio! Piano, madre mia, baci piano. Vi odio, vi disprezzo, non mi intimidite più. Risvegliate il ricordo del vostro amante che vi protegga. Vi odio, odio i vostri seni colmi di balsamici effluvi, i vostri seni eburnei, le vostre cosce aurate, i vostri piedi ambrati! Vi ho già detto, Chiara, di evitare gli sputi. Lasciateli dormire voi, figliola mia. Lasciateli ristagnare. Siete una schifosa, bella mia. Conosco la tirata, ve la leggo in faccia ciò che devo rispondervi. Andrò perciò fino in fondo. Le due serve sono qui, le due devote fantesche. Fatevi più bella per disprezzarle. Noi non vi temiamo più. Siamo avvolte, confuse, nelle nostre esalazioni, nei nostri fasti, nel nostro odio per voi. Prendiamo forma. Signora, non ridete. E soprattutto non ridete della mia magniloquenza. Andatevene. Sempre per servirvi, signora, me ne torno nella mia cucina. Ci ritroverò i miei guanti e la puzza dei miei denti. Il rutto silenzioso dell'acquaio. Io sono la serva. Voi almeno non potete insozzarmi. Ma me la pagherete prima di andare all'inferno. Preferirei seguirvi piuttosto che lasciare sull'uscio il mio odio per voi. Ridete un poco, ridete e pregate alla svelta, molto alla svelta. Siete ormai gli sgoccioli, mia cara. Giù le zampe e liberate col vostro delicato collo. Su, non tremate, non rabbrividite. Opero la svelta in silenzio. Sì, me ne tornerò nella mia cucina. Ma prima devo portarne alla mia opera. Preghiamoci, la signora rientrerà a momenti. Aiutami! E invece voglio parlare, vuotare il sacco. Io ho sempre voluto bene alla mansarda, perché la mansarda, la sua povertà esigeva da me soltanto poveri gesti. Niente cortine da alzare, niente tappeti da calpestare, né mobili da accarezzare, con lo sguardo o con gli strofinacci. Niente balconi, niente specchi, nulla ci costringeva a un solo gesto troppo bello. Ma rassicurati! Potrai continuare tu in carcere a far la sovrana, la Maria Antonietta, a passeggiare di notte per l'appartamento. Tu sei matita, io non ho mai passeggiato per l'appartamento. Oh, la signorina non ha mai passeggiato, vero? Orange, sorellina mia, ho torto.
Chiara, sei sicura di tenerlo fino all'ultimo? Sì. Quante ce ne vogliono? Mettecene 10. 10 compresse di Gardner. Ma ti mancherà il coraggio? Oh, metto addosso. 10. 10, 9 non basteranno di più, provocherebbero il vomito. 10. E fatiglio molto carico, mi hai capita? Sì. E con tanto zucchero? Sì. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Muoio di vergogna, mentre il Signore cerca di rendersi conto del suo delitto, io procedo in un'aiuola sotto cupole di fiori, con la disperazione nel cuore. E un bel giorno crollerò morta sotto i vostri fiori, perché è proprio il mio sepolcro quello che andate preparando. Sono a pezzi! E il tiglio? È quasi pronto, signore. Sbrigati! Scusami, piccola Chiara, perdonami. Mi vergogno di protestare per il tiglio, mentre il signore è solo. Senza cibo, senza tabacco, senza nulla. Fortunate voi che siete soli al mondo. Quanti di dispiaceri vi risparmia il vostro umile stato? Si accorgeranno presto che il signore è innocente. Lo è, ma è innocente e colpevole. Non lo abbandonerò mai. Ecco da che ci si accorge di voler bene a uno. Il signore non è colpevole, ma se lo fosse, mi farei sua complice. Lo seguirei fin anche in Guyana, fin anche in Siberia. E il microfono? Chi è che ha staccato un'altra volta il microfono e perché? Ha telefonato qualcuno? Sono stata io. È stato quando il signore... Il signore? Quale signore? Parlate! È stato quando ha telefonato il signore. E non mi dicevate nulla. Dal carcere. Ha telefonato dal carcere. Volevamo fare una sorpresa alla signora. E il signore è in libertà provvisoria. E sta aspettando la signora al bimbo che... Ma voi siete matte? Ma lo sto diventando io. E quando ha telefonato? Poco prima che la signora tornasse. Ma dovevate dirmelo. Corro subito a raggiungere. Ma il figlio, signora. Posalo lì nello sete. Stanotte sarà champagne quello che verremo. Rimarremo fuori. Veramente un po' di tiglio. Sono già troppo nervosa. Appunto. Non aspettateci. E questa? Ma questa sveglia? Che ci fa qui di dove è uscita fuori? La sveglia? La sveglia della cucina. Questa? Ah, non l'avevo mai vista. Ma c'è sempre stata. Era sulla scanzia. Devo pur dire che la cucina mi è sempre stata un po' estranea. Voi ne siete di casa, è il vostro regno, ne siete le sovrane. Ma mi chiedo perché l'avete portata qui. Per le faccende? Della tendola non c'è mai da fidarsi. Siete la precisione in persona. Sono servita dalle domestiche più fedeli del mondo. Ora me ne vado. La signora prenderà un po' di tiglio, anche se è freddo. Tu a ammazzarmi col tuo tiglio e due fiori. Stasera. Ha soltanto un goccio. Stasera berrò champagne. Signora. La signora se ne scappa. Portatemi via questi fiori. Metteteli nella vostra stanza. Riposatevi. Il signore è libero, Chiara. Solange, Chiara. Il signore è libero, me ne va a raggiungere. Signora! La signora se ne scappa, portatemi via quei fiori. Perché la signora è buona, è bella, è dolce. Ma noi non siamo delle ingrate, no? È tutte le sere nella nostra mansarda, come la signora ci ha insegnato. Preghiamo per lei. Non alziamo mai la voce. È davanti a lei. Non osiamo neppure darci del tu. Così la signora ci uccide. Con la sua dolcezza, con la sua bontà, la signora ci avvelena. Perché la signora è buona, la signora è bella, la signora è dolce. Ci
Forse qualche volta un confetto. Ci permette il bagno ogni domenica e nella sua vasca ci colma di fiori vizi. La signora prepara le nostre tisane. La signora ci parla del Signore fino a ingelosirci, perché la signora è buona. La signora è bella. La signora è dolce. La signora è buona. È bella. La signora è dolce. Hai fatto un bel lavoro. Avrei voluto vederti. Ah, di me hai potuto benissimo ridertela. La signora se ne scappa. La signora ci scappa, Chiara. Come hai potuto lasciarla fuggire? No, lo scaricare tutto addosso a me. Io il gardener, il retiglio, ce l'ho messo. È lei che non ha voluto bene. Non è colpa mia. È sempre colpa tua. In ginocchio. So finalmente a cosa sono destinata. Solange, uccidetemi. Voglio sperarlo. La mia disperazione mi rende indomita. Sono capace di tutto. La maledizione addosso avevamo. Taci. E voi non dovrete giungere fino al delitto. Solange. Non mi muovete, non vi muovete. La signora mi ascolti. Voi le avete permesso di fuggire, voi! Ah, peccato che non possa dirle tutto il mio odio, che non possa spaltellarle tutto il nostro teatrino! Ma tu, così vile, così sciocca, tu le hai permesso di fuggire! In questo istante festeggia l'avvenimento stappando una bottiglia di champagne! Non vi muovete! Non vi muovete! La morte è qui presente e sta spiandoci! Lasciami uscire! Non vi muovete! Forse riuscirò, grazie a voi, a trovare il modo più semplice e il coraggio, signora, di liberare mia sorella e nello stesso tempo di condurre me alla morte. Che cosa vuoi fare? Dove ci porterà tutto questo? Rispondimi, Chiara, ti prego! Non ne posso più, smettiamo! Continuerò sola, sola, mia cara, perché con i mezzi spendi che avevate era impossibile che la signora potesse farla franca e stavolta la voglio fare finita con una ragazza vigliacca! No, aiuto! Gridate pure se vi va! Finalmente! La signora è morta. Stesa sul linoleo. Strangolata dai guanti per lavare i piatti. La signora può restare seduta. La signora può chiamarmi Signorina Solange Le Mercier. È arrivata fino in fondo. La vedete? Vestita di rosso. Sta per uscire, uscire, scendere la grande scalinata. Chiara, siamo perdute. È tardi, sono stanca. Non continuiamo. Solange. Versatemi il tiglio.